Il mio nome è Tommaso Dorigo, sono fisico delle particelle e collaboro con due esperimenti, uno al Teatron di Chicago e l'altro al CERN di Ginevra, l'esperimento CMS che comincerà a prendere dati questo autunno. Sono qui per parlarvi della mia esperienza di divulgazione scientifica con un blog che mantengo da più di 3 anni. Ho sempre pensato che uno dei limiti fondamentali della ricerca in fisica sia la sempre maggiore distanza che si è creata e continua a crearsi tra chi fa ricerca e i non addetti ai lavori, a causa della specializzazione delle conoscenze necessarie. Da un lato la complessità dei modelli teorici e degli strumenti del bagaglio matematico che è necessario a comprendere la natura, e dall'altra anche la sempre maggiore tecnologia, la sempre più complessa tecnologia che è necessaria a questi esperimenti che indagano la natura a livello fondamentale. Certo, non tutti i miei visitatori sono outsiders. Almeno un terzo stimo che siano colleghi con un diverso grado di parentela, per così dire, nel campo della ricerca. Ma la cosa interessante è proprio questa, che parlando di scienza a livello divulgativo si possa mantenere aperto un dialogo anche non solo con gli outsiders, ma anche con gli addetti ai lavori. Dovrebbe stupirvi, perché stupisce me, il fatto che col mio blog ho conosciuto e iniziato un rapporto intellettuale proficuo con diversi colleghi anche a un rango elevato, per esempio un certo numero di fisici teorici che vogliono mantenersi aggiornati e gli interessa leggere a livello divulgativo quello che succede. E con queste persone avrei avuto contatti molto più radi e improduttivi con i canali normali di comunicazione. Nonostante questo, offrire divulgazione scientifica in un blog significa tipicamente cercare di catturare il tipico utente di internet che si possa sentire incuriosito dalla vita di tutti i giorni di un fisico o dalla ricerca del bosone di Higgs o dalla costruzione di questi mastodontici apparati sperimentali. Una seconda sorpresa di questi anni è stata che ci sia davvero domanda per una divulgazione scientifica che non sia mordi e fuggi. I miei post più letti sono lunghi 5-6 pagine, contengono formule anche complesse, diagrammi di Feynman, istogrammi. Io cerco sì di spiegare e commentare come lo farei con mia nonna, però rimangono nozioni piuttosto ostiche. La sorpresa è che questi post siano effettivamente letti, diciamo. La potenza del blog, secondo me, si esprime anche attraverso la diversificazione dell'offerta. Dal post con contenuto scientifico ma anche umoristico, al post periodico che aggiorna, a quello che offre interattività o al vero e proprio scoop. Invece, dal punto di vista dell'interattività, un'offerta che ormai faccio ogni qualvolta pubblico un articolo scientifico o anche un semplice proceedings di una conferenza, è quello di sottomettere ai miei lettori le bozze del mio manoscritto per farglielo correggere. Chi trova errori o suggerisce miglioramenti viene citato negli acknowledgements, e questo è successo almeno in 4 casi ultimamente. Ad esempio, è successo che una ragazzina 14enne, intelligente ma del tutto normale, che leggeva il mio blog, mi abbia proprio mandato via fax le correzioni a penna rossa, e queste correzioni erano effettivamente interessanti e io le ho utilizzate per migliorare il mio articolo. Il mio sogno è però che un giorno di poter offrire a utenti online la chance di contribuire davvero attivamente alla ricerca scientifica e di poter magari diventare addirittura coautori di un articolo scientifico. Per fare questo servono degli strumenti avanzati, ma che si possono mettere a disposizione. Il problema qui però è un altro, è che le grandi collaborazioni scientifiche come quelle di cui faccio parte sono restie a divulgare i loro dati, sono molto conservative. È uno scoglio difficile da girare, ma spero che presto i miliardi di eventi delle collisioni protoni-antiprotoni che si sono prodotti al Tevatron vengano messi a disposizione di tutti, perché è un patrimonio dell'umanità. A ben vedere, poi, almeno tutti gli stati che hanno contribuito finanziariamente dovrebbero reclamarne l'usufrutto libero, dopo che chi ha costruito e fatto operare l'esperimento e ha avuto la chance di pubblicare i risultati che ha trovato, lo abbia fatto per primo. Il problema maggiore che ho incontrato in questi anni di blogging è stato il rapporto conflitturale con la collaborazione scientifica di cui faccio parte, al Tevatron di Chicago. Questo è un esperimento grosso, ha più di 500 membri, e possiede un set di leggi interne, di bylaws, che è molto conservativo, come ho detto, che tutela la proprietà della produzione scientifica, e possiede un sistema molto stretto di approvazione dei risultati, che prima che siano approvati non possono essere divulgati all'esterno.
E qui siamo in un frame of mind molto diverso da quello che si chiama la open culture. L'importanza della firma su una, di avere articoli, di firmare articoli, pubblicazioni scientifiche, di avere il privilegio di essere i primi a divulgare una cosa, rende chiuse le collaborazioni scientifiche. Ho sempre aspettato che i risultati di nuove analisi fossero resi pubblici, però, quindi blessati, così si chiamano, prima di discuterli nel mio blog. Però in alcuni casi, nonostante mi sia tenuto alle regole, sono stato comunque criticato per la divulgazione che faccio. E poi c'è un'altra cosa che volevo discutere, che è il rapporto con i media. L'esempio più lampante che posso fare una serie di post in cui a gennaio del 2007 discussi un intrigante risultato dell'esperimento CDF che sembrava avere un'evidenza della produzione del bosone di Higgs supersimmetrico. Era un'evidenza sperimentale controversa, era un effetto di due standard deviations. Sicuramente era, secondo me, una fluttuazione statistica, però era comunque qualcosa di interessante da discutere. E discussi nel mio blog presentando questo risultato che era comunque già stato blessato, ma anche dando delle interpretazioni e facendo delle estrapolazioni mie, personali, da persona informata dei fatti, anche parlando di un altro campione che avevo analizzato per conto mio, che poteva contenere anche questo degli eventi di quel tipo. Sono stato subito contattato da un giornalista di New Scientist che era interessato alla cosa, ne è risultata una lunga conversazione telefonica. Io ho cercato di spiegare che non si trattava della prima evidenza del bosone di Higgs, ma di una fluttuazione statistica, del fatto che noi queste fluttuazioni statistiche le vediamo tutti i giorni perché analizziamo migliaia di dataset diversi, facciamo migliaia di distribuzioni e quindi una fluttuazione accade qui e là ogni tanto. Nonostante ciò, ne è risultato un articolo abbastanza scorretto, diciamo, che conteneva parecchie imperfezioni e alcuni miei colleghi se ne sono risentiti. Non solo, ma poi anche l'Economist e altri giornali ne hanno ripreso la notizia, Physics World ne ha scritto in diversi giornali e questo ha creato abbastanza attrito all'interno della mia collaborazione. Io me ne sono comunque scusato con i miei colleghi, anche se non c'era nulla di cui scusarsi, però diciamo che questo tipo di turbolenze non fanno bene al rapporto, dentro una collaborazione. È successo poi anche di nuovo con il New York Times a giugno, ma in questo caso Dennis Overby, che era la persona con cui ho parlato, è una persona abbastanza più, attenta e non ha scritto fesserie nel suo articolo. Comunque il messaggio da portare a casa è che bisogna stare attenti a quello che si scrive quando si ha un po' di visibilità perché i giornalisti vanno a caccia delle informazioni scientifiche nei blogs e poi sono sempre in cerca di costruire la notizia intorno a quello che magari il seme che voi mettete in rete e magari se non c'è nulla, loro comunque riescono a costruirci qualcosa intorno. Quindi bisogna cercare di depotenziare, di portarli per mano a capire qual è la vera estensione di un risultato, se una fluttuazione statistica va considerata qualcosa di interessante o meno. Vabbè, vorrei concludere questa discussione dicendo che tenere un blog aggiornato e interessante, renderlo utile a colmare il gap tra lettore e la scienza, è un lavoro duro, mi porta via più di un'ora al giorno, ma è molto appagante. Il limite più grave che vedo è proprio il fatto che si tratta di una preoccupazione a tempo perso e che quindi con i limiti che questo porta. Un altro limite è il fatto che comunque si riesce a raggiungere un pubblico non molto vasto, a meno che non si metta a discutere di fatti controversi e andare a cercare il lettore o assumere un atteggiamento magari irritante perché è quello che paga di più, ti rende un personaggio, ma questo secondo me, significa perdere di vista la missione iniziale, che è quella di colmare questo divario, e il lavoro diventa inutile, anche se poi uno ci può guadagnare in visibilità. Quindi, per concludere, Internet oggi ci offre il mezzo per colmare questo divario con il pubblico. È un lavoro difficile, ma secondo me, chi fa ricerca in fisica, ma anche in diversi campi della scienza, dovrebbe devolvere una parte del suo tempo a farlo perché è una missione utile per la società in cui viviamo. Vi ringrazio.